Buonasera a tutti a Tokyo Pride. Oggi è giovedì, parliamo di arte e cultura giapponese e nello specifico parliamo di un artista, Shiba Kukan, pittore giapponese, del pittore incisore della seconda metà del 700, gli 700, primi 800, è morto la prima metà dell'800. Quindi parliamo di questo autore e in realtà dobbiamo ascoltare bene, ma al solito controlliamo che, ma si sa mai che una volta che un controllo magari non funziona. Allora, comandi, vediamo un po' la chat, se funziona il chatbot. Allora, il chatbot funziona, a questo punto sono i comandi, dove buco social, tra di cui mi sembra che studiare il giapponese, come vi lascio sempre che studiate. Potete cliccare e trovate anche sulle varie lezioni che ho fatto, trovate sul canale YouTube, c'è sempre il link in descrizione. Allora, se volete sostenere il canale potete iscrivervi, naturalmente non costa niente, basta cliccare sul cuoricino e date follow per il canale. Facciamo crescere i follow che sono migliori. E poi naturalmente se volete potete fare più valutazione tramite il vostro coffee.com. Uno dei due siti è uguale, quindi due è uguale. Questo sostiene il canale. Poi se volete potete anche acquistare il mio ebook che trovate su Amazon a 5 euro. Cioè queste cose potete sostenere il canale. Poi ci sono i vari social, quindi sia questo che altri canali potete sostenere in generale. Come faccio come Otakubai. Poi gli altri canali, c'è il canale YouTube dove metto tutte le live vicende, questo va tutto bene, non c'è nessun problema, niente. Domani la pubblico sul canale YouTube, che sapete qua è su Twitch da una settimana i video vanno buttati via, vengono tolti. Infatti adesso vedete sul canale mio, probabilmente c'è solo un video, c'è quello di martedì, perché la settimana scorsa sono stato un po' magico, un'influenza, quindi non ho fatto nessun video, quindi sono stati eliminati tutti quei precedenti, cioè se c'è uno solo, stasera dopo ce ne sarà due. Quindi tutti i video qua dopo una settimana vengono eliminati da Twitch, quindi se volete rivederli trovate sul canale YouTube, dopo il giorno dopo io pubblico sempre sul canale YouTube. E quindi trovate tutti i canali che ho fatto precedenti, quindi quelli di Mattiva, Vediamo di Manga, Teatro Giapponese o Cinema Giapponese, attenti a me. E anche gli anime, insomma, parliamo di cinema, anche di animazione. E quelli di giovedì quando facevamo il Cinema Giapponese, adesso parliamo di arte e cultura giapponese in generale. Adesso parliamo anche di cultura, adesso facciamo solo gli artisti, cioè quando ho finito con i principali parliamo anche delle cose principali della teatro, della cultura giapponese. E poi quelli del sabato quando giocavamo, facevamo giochi vinto, cioè adesso invece facciamo come se avessero tutto il joystick, devo comprare un nuovo, adesso magari per la sua tale compro un nuovo. Devo cercare qualcosa di buono, insomma, che funzioni bene. E quindi non giochiamo più per ora e facciamo questa cosa. Esploriamo il Giappone con Google Maps, quindi giriamo un po' il Giappone, adesso vediamo un po' Tokyo e poi vediamo anche altre città. Quindi facciamo questo al sabato. E allora, poi quindi tutto sul canale YouTube, guardate anche i video che ho fatto, tutti i canali, tutti diciamo già come sempre sul canale YouTube. Questi video che ho fatto girando in bici, posti ben interessati, vediamo già. Poi c'è la pagina Facebook, vi metto sempre gli avvisi, anche stamattina mi sono avviso che ho fatto la stasera, quindi iscrivetevi così siete sempre aggiornati. C'è qualche problema, devo inviare qualcosa, metto questo sempre avviso. E poi metto anche i link dei video che pubblico sulla pagina Facebook, pagina Instagram dove trovare i video e varie foto e cose se vai, e su TikTok metto i video e poi c'è la mail, TokuBike, che c'è il mio contatto, se volete contattarmi in diretta c'è anche la mail, ok, a questo punto iniziamo, allora, come al solito vediamo le foto, insomma, in questo caso foto di disegni, di immagini, di quadri. La prima che vediamo sarà è un disegno, sì, un quadro, un ritratto di Shiba Kukan, fatto da un altro artista, perché essendo stato nel 700 poi non c'erano le macchine fotografiche, niente fotografie. Quindi apriamo immagini, un attimo, apro immagini, tempo che si apre immagini, vediamo. E poi leggiamo biografia che ho trovato su Wikipedia inglese, quindi lingua inglese perché c'è anche quella italiana un po' stumizzita come pagina, quindi quella inglese è un po' più, c'è più cose da leggere. Allora, questo è Shiba Kukan. Shiba Kukan, adesso leggeremo le nome d'arte. Io qua sul titolo ho messo Koukan, perché sarebbe Koukan con la lingua, con la O allungata. Però qua per mettere sul titolo con le lettere allungate, non la faccio così. Ho scritto Koukan, però sempre Koukan con la lingua allungata, con la O allungata. Questo è un ritratto suo, un ritratto di Shiba Kukan. Allora, adesso leggiamo, a questo ritratto, lo dico qua, queste sono tutte le immagini che ho trovato su Wikipedia, poi ci saranno anche altre immagini che ho trovato, le prime saranno quelle tratte appunto dalla pagina Wikipedia, poi ci sono altre immagini che ho trovato, dicevo, per il
per il web, perché insomma la specialità di immagine. Allora, questo è il ritratto di Shiro Kurandi, Yuichi Takahashi, 1828-1994, quindi un altro artista che ha fatto questo ritratto. Allora, leggiamo la sua biografia. Allora, Shiro Kurandi nasce nel 1747, non si sa preciso il giorno, a Edo, cioè la vecchia Tokyo, e è morto sempre lì, sempre a Edo, il 19 novembre 1818, quindi è vissuto appunto nella seconda metà del 700, quindi i primi anni dell'800. Nato Ando Ichiro, quindi il suo nome era Ando Kichiro, o Katsusaburo, quindi si sa se si chiamava Kichiro o Katsusaburo, quindi questa cosa. Ando è cognome probabilmente. Quindi Shiro Kurandi è il nome d'arte. È stato un pittore e incisore giapponese del periodo Edo. Il periodo Edo appunto dal 1600 al 1868. 68, 66, 68. Ma dopo c'è stata la rivoluzione Meiji. Famoso per i suoi dipinti yoga in stile occidentale. A imitazione degli stili, dei metodi e dei temi della pittura a olio olandese, che dipinse come Kokan, e le sue stampe ukiyo-e, che creò sotto il nome di Harushige, ma producendo anche fanzine, le opere di Suzuki Harunobu, quindi parlava anche dei fanzine. Quindi faceva due tipi di dipinti, sia quelli più classici ukiyo-e, sia quelli yoga, che sarebbe questo stile occidentale, quindi imitazione dello stile occidentale olandese. Si dice che si sia vantato della sua capacità di forgiare così bene il grande maestro, il grande maestro che copiava Suzuki, fu anche impegnato nell'apprendimento occidentale, Rangaku, nel campo dell'astronomia. Rangaku si è appunto questo apprendimento occidentale, così chiamato in Giappone, a quei tempi, tutto il sapere che veniva dall'Occidente, soprattutto dall'Olanda, ma insomma in generale dall'Occidente, quindi Inghilterra e Francia e Germania, soprattutto dall'Olanda, e da Portogallo anche. Quindi era chiamato Rangaku, questo sarebbe lo studio della cultura occidentale, che penetrava nel Giappone dal 600 in poi. Allora, come dicevo, questo è il ritratto, insomma, vediamo qua. Il ritratto di Shiro Kurandi è fatto da Yuichi Takahashi, altro artista giapponese. Poi adesso vediamo altre immagini, poi cominciamo a leggere più nello specifico la vita. Qua queste altre immagini. Questo è un incontro tra Giappone, Cina e Occidente di Shiro Kurandi. Non c'è la data qua dell'anno. Dopo vi vediamo tutti nello specifico immagini. Partite i vari personaggi. Questa è la Cina, il cinese, l'artista, il filosofo, insomma, il letterato cinese. Questo è giapponese, naturalmente giapponese, e questo è occidente, occidentale, il personaggio occidentale, un libro che parla di anatomia, insomma, l'incontro tra le tre culture. Poi un'altra immagine, questo qua, questo è Rakan di Shiro Kurandi, che dovrebbe essere un dotto buddista, quindi insomma, un santo buddista dovrebbe essere. Vita, intanto leggiamo la vita. Kurandi iniziò la sua carriera artistica all'età di 15 anni, presso la scuola Kano di Edo, ma lasciò la scuola 6 anni dopo, fu influenzato poi da Suzuki Harunobu e il suo Shiseki. Nel 1673 conobbe Hiraga Gennai. Kurandi padroneggiava una serie di stili molto diversi ed era anche un grande innovatore, esplorando da solo nuovi metodi e stili. Divenne il primo artista giapponese nel 1773 a utilizzare l'incisione su rame, una stampa appunto chiamata vista su Mimegui, dopo un paio di cedole, se lo vedevo. Dopo la morte di Harunobu nel 1770, Kurandi appose la firma di Harunobu su alcune delle sue stesse stampe, che all'epoca erano presumibilmente accettate come vere opere di Harunobu, quindi continuava dopo il suo maestro era morto, poi continuava a fare queste stampe mettendosi il suo nome e la gente pensava che quella del maestro invece era la sua. Oggi gli storici dell'arte hanno notato lo stile calligrafico distintivo della falsa firma di Harunobu, ci sono accorti. L'uso della prospettiva in stile occidentale e le figure un po' meno delicate nelle opere di a un nuovo Kurandi, quindi sì. Quindi ormai gli esperti appunto di arte sono riusciti a capire qual è la differenza tra le vere opere di a un nuovo e quelle invece fatte da Kurandi. Come molti altri artisti del periodo Edo, Kurandi ha usato una grande varietà di altri nomi in vari momenti della sua carriera. Dicevamo altre volte, abbiamo visto altri artisti che dicevano questa cosa, questa moda, un po' questo coso di ogni tanto cambiare il proprio nome. Quindi, le varie fasi artistiche che abbiamo noi. Sebbene Shiro Kurandi
Suzuki Arushige e variazioni ravvicinate sono quelli che appaiono molto più spesso. Le varianti includono Shiba Shun e Suzuki Shun, mentre i suoi altri nomi includono Fugen Dojin, Kongaku, Rantei e come scrittore Shunpaku, anche come scrittore sta. E ci sono molti pseudonimi per questi artisti. È sempre lui, quindi è sempre lui che ha avuto molti pseudonimi. Però in generale in quell'epoca era questo coso, c'era questa moda di cambiare spesso. Kukan vive a Edo, è uno studente di Rangaku, come diciamo prima, studi olandesi proprio, letteralmente Rangaku. Oltre alle sue attività di artista, si interessava in particolare all'astronomia. Ha scritto e illustrato un libro sulle teorie di Copernico, intitolato Copernico, cioè Copernico giapponese, Temmon Zukai, spiegazione illustrata dell'astronomia di Copernico. Incontrò Henrik Caspar Romberg, l'ambasciatore giapponese in visita allo showroom di Aedo, ma visitò Nagasaki solo una volta, nel 1788. Nagasaki, appunto, è una città famosa che dove appunto approdavano gli olandesi e gli occidentali in generale, che è la città aperta agli occidentali. La mappa del mondo di Shiba Kukan, pubblicata nel 1792 in due fogli disegnati a mano, mostra dei diagrammi circostanti le figure di Copernico di Terra, Sole e Luna, che il suo libro di accompagnamento spiegava con più diagrammi. L'Australia è presente con un'approssimazione di forma abbastanza sconosciuta a Nagakobu Sekusei. Il Brasile si estende di nuovo verso est in deformità. Il Giappone è all'estremo oriente in un foglio, ma questa è una mappa moderna. Quindi molto simile, proprio una mappa moderna. Il sempre originale Shiba Kukan si descrive nel colophon come l'introduzione dell'incisione su rame tra 15 in Giappone su. Scusate, la traduzione è un po' così, perché come mappa scrive. Quindi l'introduzione del colofono, appunto, serve l'introduzione di questa incisione. L'incisione di rame, qui ha introdotto il rame. L'incisione di rame, come tecnologia, come uso in Giappone, prima c'era. Impressioni successive si aggiungono naturalmente alle decorazioni circostanti, come piccole scene di caccia alle balene, di colline, di porti e di sezioni vegetali. Sono anche più colorati in omaggio a William Blue o al gusto popolare. Tuttavia, il primo numero di Serva di Shiba Kukan trasmette ancora un senso di innovazione. Dopo questa traduzione, un po' così. Allora, vediamo la tua galleria, quindi vediamo un po' di opere in generale. Allora, questo qua. Luna è sopra Shinagawa, firmata Arushige. Quindi, questa è una di quelle opere che ha fatto una firma diversa. Ma guarda, dove si guarda? Sta succedendo? Dov'è? Non si vede, guarda. Ci sono queste due donne, due femminili, e guarda appunto il Shinagawa, questa è la fiume, no? Il Shinagawa. Poi andiamo avanti. Allora, questa è Donna con falsa firma a un uomo, è una di quelle opere appunto firmate, lascia capire che era un uomo, invece non era lui, era Shirokuka. La struttura di casa tradizionale, queste verande, tipiche case dei giapponesi con queste grandi quattro vittorie, poi c'è la stanza con le pareti chiuse da pannelli, pannelli con carte riso. Le case giapponesi sono così tradizionali, ancora ci sono quelle case, si fanno ancora case tradizionali così. Poi questo è coppia di pergamene in stile So e Shiseki, sono due pergamene, con natura, vedete, fiori, con alberi, insomma, alberi fiori. Sono due, perché a me, due volte li ho trovati. Questi tipici che si mettono appunto nei Tokonoma, cioè questi punti, questi posti nelle stanze dove si mettono le opere d'arte. Lunga, appunto, per quello, perché di solito sono stretti, sono delle insenature nel muro dove si mettono dei quadri, dei disegni, poi sotto magari ci si mette una composizione, un quadro, quello che va. E questi sono appunto dei punti dove si mette qualcosa di altissimo dentro una stanza in Tokonoma. Poi vediamo un'altra opera. Allora, questa è vista di Imamura, il primo luogo stampa su rame in Giappone, colorata a mano. Questa è la prima stampa fatta su rame, quindi in Giappone, colorata a mano. E quindi le stampe non si facevano in Giappone, non si facevano
programma si faceva con legno, faceva come si facevano le stampe appunto degli origami, no? Quindi la stampa appunto dei libri stampati, anche xilografie e stampe venivano fatte con legno, si incideva il legno, la tavola di legno veniva incisa, poi col colore si stampava. E dopo si è cominciato a fare, questa è la prima opera che stava fatta con il rame, quindi stampa, come si usava appunto, come si faceva noi in Occidente, da qua si fa, da qua si fa, con il rame. Anche se sono tecniche più moderne, come con lo stagno, cose varie, insomma, si fa insomma, con i metalli, si stampano i metalli, poi si incidono i metalli, poi da poi si usano questi stampati. Comunque, questa è la prima stampa che è stata fatta, colorata a mano. Quindi ha fatto la stampa sotto, quindi la stampa bianca e nera, poi insomma, ha ridipinto a mano la stampa. In questi colori, ok. Poi, altra immagine. Ah, questo è 7 miglia di spiaggia con Enoshima e Fuji. Monte Fuji, dov'è? Ah, Fuji in fondo, quindi piccoletto mi sembra. Dalla spiaggia. Personaggi. Sei pescatore. Quindi 7 miglia della spiaggia, mi sembra di la prospettiva di lontananza. Che è la costa che gira, di solito, quando vedi in lontananza la costa, si vede proprio, diciamo, un po' di curva, no? Curva troppo da terra. Anche se la strada, anche se la spiaggia è dritta, però in distanza si vede sempre la curvatura della terra. Quindi si sente la spiaggia è curva. E qua in fondo c'è sì, due tavoli. Due tavoli. Beh, dove sta anche questo inciso? Ok, vediamo. Oh, questo, allora, questi sono due dipinti a olio, come si museo. Vediamo qua. Dipinti occidentali, di stile occidentale, dipingono abiti occidentali, sono appunto dipinti con questo stile coca, che è lo stile occidentale, con figure appunto occidentali, quasi anche le marce, anche le case con lo stile occidentale. Ok, allora, qua sulla pagina Wikipedia non c'è più niente, ci sono gli appunti, ci sono le varie dire, note, quindi è finito delle cose, non c'è scritto niente. Vediamo altre opere che ho preso io, che ho estratto, che ho cercato su Wikipedia, su Google. Allora, questo è Barrel Makers, cioè sarebbe costruttori di botti, insomma, sono i botti. Infatti, questo è appunto un quadro in stile occidentale, questo è abito occidentale, simile occidentale, non è proprio occidentale, sono abiti, insomma. Cerca di essere occidentale, poi si vede un po' lo stile kimono, insomma, c'è di qua, un po' così, un po' misto come stile tra l'Occidente e l'Oriente. Naturalmente si rifà un po' i quadri occidentali, quindi anche l'abitazione occidentale come mura. E qui questi sono costruttori di botti. Guardiamo. Allora, questo è Monte Fuji. Ah, qua c'è questo scritto in inglese, tipo. I mari fermi, Tone River, i ferri, cioè le barche, no? Il Monte Fuji, con Tone River, sarebbe il fiume, Tone Lago, sarebbe, in Giappone. E con appunto le barche che attraversano. Il ferri sarebbe il traghetto. Il traghetto, no, le persone. Molto bello questo quadro, mi piace, Monte Fuji va così, un po' diverso, rispetto alle solite immagini che vediamo su Monte Fuji. Il cielo sfumato. Poi, anche qua, Monte Fuji, vedete Monte Fuji, la spiaggia, guarda, la spiaggia, un po' di casette, questi colori molto, molto sfumati, molto delicati, molto, non molto forti, spontanei, costanti. Questo è bello grande, un bel quadro. E qui ho fatto un po' di difficoltà, cioè a trovare questi quadri, perché in certi siti si trova, magari non è sicuro, tanto è difficile trovare il titolo, quindi certe volte il titolo ho messo io, non è proprio il titolo sul quadro, ma proprio una descrizione del quadro, perché certe volte il titolo non lo trovo. E poi è difficile trovare questi quadri dell'artista, perché in certi casi confondo un po', e metto il nome magari dell'artista, non c'è niente. Allora, questo è dipinto di un fantasioso Dutchman, cioè olandese,
Quindi l'olandese è fantasioso, quindi fatto così, come non si immaginava che fosse olandese. Questi vestiti, ma così, non è realmente un olandese. Ha fatto un ritratto di fantasia di un olandese. Dacia, penso che Dacia è olandese in inglese. Questo è molto rosso, verde rosso. Questi sono più, questi dovrebbero essere più. Cappello qualcuno. Ma questo cosa qui, non so qua, non so qua. Sarebbe panorama europeo. L'abbiamo visto prima di quei due. Un po' diverso. Diverso. Sembra che lo stesso, invece è diverso. No, no, è quello prima. Si guarda quello prima. Che è più grande, questo è diverso. Quindi sarebbe panorama occidentale, sarebbe le navi, questo abito occidentale, cappello e avanti. Oh, questo è Altunna Roma, questa Altunna Roma l'ha fatto lui, però insomma, credo che sia fantasia perché insomma, aveva visto qualche due in Italia, in Europa non c'era, non ci è mai venuto qui in Europa, quindi aveva visto qualche stampa, qualche suo anche libro, l'ha copiato, l'ha rifatto. Questo sarebbe Colosseo. Questo è un buon quadro, non ci sia mai stato. C'era forse ai tempi del 700, non credo. Questo è un quadro così, non ci sia mai stato. Oppure una rivisitazione, insomma, fatta. C'è quella parte di Colosseo, di fatto c'è una parte più larga. Quella parte l'ha disegnata in modo un po' strano, questo. Quella parte che c'è del Colosseo. Questo qua è tutto una roba. Con le piante che con le foglie rosse di cane lontanze del campanile alcune cupole di chiesa di questo sicuramente sarà un libro che ha visto una stampa qualche altro quadro qualche altro disegno che ha visto su qualche libro e l'ha rifatto che in Italia appunto c'è mai stato poi questa è un'altra stampa occidentale tre europei on Osberg Landscape Mr. 1801, Osberg serve ritorno alla viaggio. In Landscape serve tutto panorama. E si incontra un cavallo, gli europei, questi abiti europei. Questi appunto erano appunto questi quadri, questo stile appunto occidentale, per fare dei giapponesi che non conoscevano come era occidente, insomma, è l'altra faccia della cosa, della medaglia, no? Perché, cioè, nel senso, per noi è esotico il Giappone, per il Giappone siamo noi esotici, quindi. Quindi già poi vedo i giapponesi vedono questi quadri, vedono queste immagini, è tutto qualcosa di strano di nuovo, quindi il giapponese è meglio, persona giapponese, vedere questi quadri per loro è un modo appunto per conoscere un altro mondo, una cosa diversa, strana per loro, no? Quindi vedere questi quadri è un po' come noi quando vediamo appunto, le stampe giapponesi, vedevamo nei tempi dell'Ottocento, i primi occhioli, vediamo queste strane stampe che c'erano. I quadri con i kimono per loro come si guarda le immagini strane. Quindi andavo insomma nel 700-800 cominciavo a diffondersi questi quadri era un modo anche per conoscere far conoscere anche la gente al popolo giapponese insomma a chi interessava di arte vedere questi quadri questi signori queste figure europee quindi è qualcosa di esotico per loro poi vediamo un po' questa è una figura tradizionale si va con vaso faccio il vaso un bel kimono, molto bello, sul kimono si chiama molto bello. Di qua ritorniamo su Yu-Gi-Oh! Questi Yu-Gi-Oh! Non più lo stile che si orienta, che si ispira all'Occidente, ma allo stile appunto tradizionale. Non è più lo stile yoga, quindi lo stile occidentale, ma lo stile Yu-Gi-Oh! Molto bello. Il dipinto del kimono è molto bello, come vedete. Poi, qua, tradizionale. Signore con cagnolino. Qua faccio più grande, si vede. Qua un kimono. E cagnolino. A guizzare. E questo quindi è più. Si fa proprio più alla tradizionale. Ha delle immagini più tradizionali. Vediamo, allora. Sand View, Monte Fuji, and Salta, Suga Bay, cioè vista veduta a distanza,
del Monte Fuji è stata dalla baia di Suga. Quindi la lontananza, del Monte Fuji. Segnale. Sempre questi colpi sfumati. Poi vediamo cosa c'è. Oh, altra cosa. Donna, trapareti. Di nuovo molto bello dipinto. Poi c'è anche un scatto tradizionale. Sono proprio queste scatole laccate, dove dentro si pongono varie cose. Questo, non so se è un bento, potrebbe essere anche un bento. Ho detto appunto del cibo, non credo, potrebbe essere sia una scatola contenente cibo, ma anche una scatola che si mette un genere. Questa è una scatola laccata, diciamo, c'è valore. Anche come artistico. Qua vedete c'è vari cose, qua c'è il padre, qua c'è anche uno scotch di un altro quadro. Qua si vede una finestra, c'è una finestra, la porta che dà sulla veranda. Queste cose belle sono cose tagliate del quadro, no? Uno scotch di un quadro, diciamo, come ha fatto sul quadro. E forse si rifà, sicuramente rifà, non so se è un suo quadro o un quadro qualcun altro. E qua appunto al centro c'è la figura della donna, questo timone, molto colorato, rosso. Ah, questo è un cortigiano del suo cliente, quindi un po' intanto erotico, ma insomma è un cliente, un cortigiano. Questo dovrebbe essere uno specchio, si sta specchiando su tutto, e sta stragliato, sta discorrendo, sta parlando. Questo c'è intanto. La statuetta è questa. Un altro baule, questo qua è la statuetta. Qua ci sono degli strumenti musicali. Penso di ricordo. Gli strumenti musicali. Qua c'è ancora la pianta. Si colora un po' così. Intanto qui l'altro, quello non so. Panorama innevato. No, dovrebbe essere di monti, sì, dovrebbe essere di monti, non c'è nulla, no, sono monti. Cadere qua, faccio il ponte. Panorama innevato ce l'ha sempre, perché c'è sempre. L'importante nell'arte giapponese, nelle descrizioni del progetto del punto di cambio delle varie stagioni, quindi 4 stagioni, prima estate, autunno, inverno. E l'inverno, insomma, ce l'ha sempre un quadro. Un quadro qua neve ci sta sempre. Vai altissimo, infatti, questi tipi di quadri, di rappresentazioni grafiche. Ah, questo è l'ultimo. Non me l'ho accorto, lo vedi lo solo qua. Ah, trovate il mio solo. Allora, questo. No, qua non c'è modo di cominciare da capo. Aspetta. Sono andare qua. Andiamo. Vediamo qua i vari. Che dopo si può si poteva fare con il nuovo programma che ha fatto su Windows 10, non si può ritornare, cioè dopo quando arriviamo alla fine potrei ricominciare da capo, mi ci tocca ritornare indietro. Abbiamo detto questo ritratto, appunto il ritratto di Kokane, fatto un altro artista, poi rimane questo qua, è interessante il ritratto che abbiamo visto prima, all'inizio, è appunto questo incontro tra Giappone, Cina e Occidente. Tre personaggi, il filosofo cinese, insomma, il mandarino cinese, qua c'è la pianta, poi c'è anche qua un rotolo sulla pergamena, questa è una divinità giapponese, quindi un robin, insomma, queste spade che era un segno, era un costume che metteva appunto sia i sia i nobili, sia i dignitari, sia anche i funzionari, ma anche a chi sa guai di altro valore, insomma, soprattutto i nobili. Cioè. E anche, comunque, è un vestito da cerimonia. E poi qua c'è l'occidentale. L'occidentale, con le parrucche che andavano più tempo, nel 700, sarà un olandese, insomma. Vedete anche la serie diversa, questa serie occidentale con la spalliera, adesso qua non si vede questo qua, comunque non c'è un bacchetto, qua c'è il bacchetto,
三亚欧元大一点吧，可以去欧元大一下，阿斯巴尼，包括去大欧元，阿斯巴尼是不是？我搞的，就是搞的，像我家，我爹啥就是在搞这块，有这块的，我弟不管，小辈根本也不喜欢学的，喜欢学高头，喜欢学的，我有，呀，一定没老师有学大，未来家庭比较学，我试着学，上八天吧，因为他上，慢慢不得上这块，这块做新高头了，你要去研究过来的，还要去，为什么这个小弟，为什么？啊，看这个白色，它是红色的，这个白色。那出去看看，容易好，先问了。这被抓去过单的，第一次我好像都没搞。然后，也听说被杀去夜宵，也是阿甘，也是被杀去，我去看一下，我的。都去干过，可是忘了这份啥子。也挺好，那么的。也，也挺好，出去玩。去多玩，多玩，包括玩。我什么时候给阿肯交朋友？什么时候来深圳？包括，去年。关键是要对形势哦，然后放出去，那收回。本来觉得改，要收回。一点，好吧，就这样。哎，待会儿我们收费吗？收费吗？我把微信都调一个样子。为什么都买了？主要是，所以，让收费区单那会是 RAM 或者 APU，有什么都关注一方面我搞了是吧？搞数码的搞是吧？你去买的搞了，我一方面。为什么要你做个闭门去做个啥活？他我讲嘞，什么都买，买吧。哎呦，做个，做个，你做啥？做过，比萨的米麦糊，米麦糊，米麦三百个麦，叫过来，过来上班。而且跟米麦糊，我是不要去煮，说是煮的，如果熟嘛，就发了。就在干面，不是一种，而且大口来拿，来拿去，快速的学，是啊，去干面，干面，五百一斤，不用去十八，等会儿还没，你叫，不是还没收呢，还没收呢，再过三百还没收费吗？不是，等于生活要不一样的，说一百几块，说不说话，也是利息。哎，他说你要不回来？我喜欢看人家的聊天，就是。
vedere tutti gli altri. Vediamo se arriva. Questo è appunto quello olandese. Fantasio, è appunto quello di prima. Questo è Roma, questo è il personaggio europeo. E questo invece è quello di Israele. Giapponese. Ok. E niente, oggi abbiamo fatto così un po' grazie, ma sono quelli meno conosciuti, quindi è anche più difficile trovare opere, anche c'è poca opera di cui parlare. Le biografie sono un po' più stensive. Vedo di cercare qualche artista più recente, sto cercando qua, già un elenco, insomma, qualche artista più recente, anche magari del Novecento, 800 e Novecento. Andiamo a trovare qualcosa di più recente. Ce ne sono, di famosi, importanti. Allora, e niente, oggi abbiamo finito perché sono più di tanto si può parlare. Allora, intanto parliamo, allora, siamo molto sabato, parliamo di, continuiamo a fare questo, esploriamo il Giappone insieme, quindi Google Maps, andiamo Google Maps e vediamo, vuole continuare a Shinjuku, perché c'è altre cose a vedere Shinjuku, poi magari facciamo anche qualche altra zona. Partiamo da lì, poi dopo andiamo qualche altro quartiere, vediamo. Magari andiamo un po' a caso, così vediamo qualche via particolare, sono certe vie interessanti, anche vie proprio residenziali, con certi edifici strani, infatti, con certe architetture inusuali, che non so, ma da vedere, questo si può vedere come è fatto il Giappone, e poi come è città in Giappone. In città grande ci sono certe architetture, anche proprio di case private, che sono molto diverse dalle nostre, e da noi. Meno male, insomma, in Italia i palazzi sono quelli, insomma, che cambiano l'architettura. O ci sono appunto palazzi storici, palazzi antichi, ma di città moderne, l'architettura quella che nei casi anni 60, 70, 80, insomma, sono quelli, perché sono tante diverse come architettura. Invece in Giappone sono certi che magari ti imbatti, giri l'angolo e ti imbatti in un palazzo, un edificio, in qualche modo un po' strano, tra architetti in un certo modo, quindi sono interessanti a vedere, cose interessanti a vedere. Sia edifici pubblici ma anche come case private. E quindi vedremo, esploriamo qualcosa. Poi, partiamo qua, sul momento parliamo di Shima, parliamo di quella di Ishionda, che dovevamo fare un martedì scorso, l'ho fatto. E parliamo di Ishionda, che è appunto questo regista che ha fatto, sì, Ishionda, scusate, di Hideo Nakata, Ishionda che ha parlato. Hideo Nakata, che è un regista di film horror, che ha fatto film Ring e altri film horror. Infatti è abbastanza, insomma, ha avuto anche un certo valore. Quindi Hideo Nakata, la Shionda, abbiamo parlato troppo. È quello che ha fatto appunto i vari film sui Kaiju. Quindi faremo Hideo Nakata. Prossima cosa, cioè giovedì prossimo, vediamo, devo trovare, cercherò qualche artista interessante di parlare. Ne sono tanti, adesso vediamo. Di trovare qualche artista anche più recente, vediamo. E poi andiamo avanti così, vediamo qua dei manga sono, di cui parlare, ce ne sono, di cui vedere anche artisti, cioè mangaka. Dopo parlerò anche di manga con questo, anche la settimana scorsa, cioè ieri, l'altro ieri, la settimana scorsa, ieri, no, martedì sono andato giù in fumetteria, ho preso i primi manga del mese di ottobre. E sono riuscito a recuperare l'ultimo della Tabana e l'ho letto, bellissimo, mi è piaciuto, mi ho consultato tutti e tre volumi, forse sono 12 euro, però sono belli, la storia è molto bella, queste due ragazze, no? Abbiamo parlato l'altra volta, ne parlerò meglio a fine, inizio mese prossimo, vi farò vedere tutte le uscite, ottobre, e vi dirò, non vi dico come finisce, perché non vorrei spoilerarlo, a grandi linee vi dico la trama, è molto bella, lo consiglio super bella. Molto meno ad Abana è di una lunga dynamic e poi ho preso anche altri manga, c'è un paio di novità, una già ho presa, poi qualcos'altro sta uscendo e vedrò di prendere qualcosa di nuovo, questo mese c'è qualcosa di nuovo da vedere e niente, andiamo avanti così. Allora, sarà un po' breve, insomma, abbiamo parlato con questo artista, spero sia stato interessante e poi, quindi, se volete iscrivervi al canale, non costa niente, basta cliccare sul cuoricino, diventate follower. E se volete sostenere il canale, potete fare una piccola donazione fino a su Ko-fi.
E se volete potete anche acquistare il mio ebook che trovate a 5 euro su Amazon. Se potete sostenere il canale. E poi come dicevo, i social, quindi oltre qui al canale Twitch c'è il canale YouTube dove trovate i canali precedenti. E anche questa domani, quindi la pubblico lì, la trovate sul canale YouTube. E poi c'è tutti i vari video che ho fatto e tutti sul canale YouTube. La pagina Instagram, la pagina Facebook, sempre avvisi, iscrivetevi, siete sempre aggiornati. E Instagram dove trovare le foto e TikTok dove mettere i video. E poi c'è la TikTok anche sul cellulare. E allora quindi ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato, sabato possiamo dire un po', magari un'oretta e mezza, che giriamo, vediamo di sicuramente più di un'ora ci siamo. E quindi ci vediamo poi due giorni. Quindi. Un saluto a tutti da TikTok. Buonanotte e alla prossima.